buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, un buongiorno speciale da me, qui in studio, per augurare a tutti una buona e santa giornata. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, Ave Maria, ancora buongiorno a tutti voi. Oggi è 22 febbraio 2021, la Chiesa celebra la festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. Questa trasmissione di oggi la offriamo al Signore per tutti i vostri cari defunti, per le anime del Purgatorio e per i defunti delle famiglie Vigilante e Lariccia, in particolare per Ciro, Leonardo, Michele e Carolina. Saluto tutti voi che siete in diretta tramite YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e tramite le frequenze di Radio Immacolata e Radio 1 e saluto anche i fratelli e sorelle che ci ascoltano dal sito della radio radioimmacolata.it. Saluto i fratelli e sorelle che ci ascoltano da Međugorje Italia TV, i fratelli e sorelle che ci ascoltano dagli ospedali, dalle case di riposo, dalle case di cura, dai reparti ospedalieri e saluto anche i fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera. A voi tutti il mio abbraccio fraterno e un pensiero nella preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, in questo lunedì della prima settimana di Quaresima voglio meditare con voi sulle beatitudini quaresimali, ciò che davvero ci chiede il Signore in questa Quaresima. Ma prima, come tutte le mattine, partiamo con la festa del giorno. Febbraio, Cattedra di San Pietro. Non è la festa di San Pietro, che è il 29 giugno, ma la festa della Cattedra di Pietro, ossia il riconoscimento che Pietro e i suoi successori, vescovi di Roma, hanno il compito di guidare la Chiesa, di essere segno di unità e di carità di tutte le chiese locali. Gesù dà a Pietro il potere delle chiavi e dopo la sua risurrezione sul lago di Tiberiade gli conferisce il compito di essere pastore universale. Pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli. La festa di oggi è l'occasione per confermare il nostro amore e la nostra fedeltà successore di Pietro. Lui oggi è sulla cattedra di Pietro ed è luce e speranza per il mondo intero. Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo questo nostro incontro matutino, come sempre, con il Vangelo e il commento al Vangelo di Papa Francesco. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Dalle omelie di Papa Francesco. Fratelli, oggi sentiamo rivolta a ciascuno di noi la domanda di Gesù: «E voi chi dite che io sia?» Ad ognuno di noi è rivolta questa domanda e ognuno di noi deve dare una risposta non teorica, ma che coinvolge la fede, cioè la vita, perché la fede è vita. Tutti noi dobbiamo dire al Signore quello che Lui è per noi, dobbiamo fare una confessione di fede verso Gesù.
Questa, fratelli, è una risposta che Gesù richiede anche a noi, come ai primi discepoli: l'ascolto interiore della voce del Padre e la consonanza con quello che la Chiesa, raccolta attorno a Pietro, continua a proclamare oggi. Si tratta di capire chi è per noi Cristo, se Lui è il centro della nostra vita, se Lui è il fine di ogni nostro impegno nella Chiesa, del nostro impegno nella società. Chi è Gesù Cristo per me? Chi è Gesù Cristo per te? Per tutti noi? Questa, fratelli, è una risposta che tutti noi dobbiamo dare adesso, oggi, in questo momento. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ritornati in studio. Oggi in questa trasmissione voglio meditare con voi sulle beatitudini quaresimali, cioè ciò che vuole davvero il Signore che facciamo in questa quaresima. Ma prima della meditazione odierna ascoltiamo insieme un canto, poi ritorniamo in studio. Aria di paradiso si respira alla tua culla, Signore. Questa valle oggi si riempirà di tutti i colori del mondo e sarà gioia infinita per ogni cuore che incontrando te qui ha ritrovato l'amore. Che bello pregare e cantare stretti intorno a te, mentre tu dalla culla ci doni il tuo sorriso, e lasciarsi cullare e baciare dalla mamma del cielo, che ci invita ad amarci ogni giorno con un cuore sincero. Cuore, sei solo tu mio Signore, ritrovare la felicità sposando la tua volontà, restando uniti lungo il cammino che ci porta al tuo regno divino. Che bello pregare e cantare stretti intorno a te, mentre tu dalla culla ci doni il tuo sorriso, e lasciarsi cullare e baciare dalla mamma del cielo, che ci invita ad amarci ogni giorno con un cuore sincero. Eccoci ritornati in studio, fratelli e sorelle. Iniziamo questa riflessione di oggi sulle beatitudini quaresimali. Carissimi fratelli e sorelle, molte volte ci è capitato durante questo periodo liturgico forte che è la quaresima di vedere persone che cambiano il loro volto, lo rendono triste, malinconico, addolorato e molte volte anche inguardabile.
Questo accade perché molta gente si conge in questo modo per far vedere ai tanti fratelli e sorelle che stanno digiudando oppure stanno facendo dei fioretti estremi, tanto estremi che molte volte non riescono a portarlo alla fine. Fratelli e sorelle, il Signore non ci ha mai chiesto tutto questo, al contrario, ci chiede di essere sempre gioiosi e di rendere i nostri volti sempre felici e sorridenti, affinché nessuno veda ciò che fai tu di nascosto, ma tutto resta tra te e il Signore. Infatti, fratelli e sorelle, tutti noi in Quaresima, anche se nei primi 40 giorni siamo attristati nel vedere tanto dolore provato da quel Signore che amiamo tanto e dalla nostra Madre addolorata per tutto quel calvario che ha dovuto subire, noi dovremmo essere sempre gioiosi perché dopo la pioggia uscirà il sereno, cioè la risurrezione di Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, quindi tutti noi dobbiamo prima di tutto essere felici dinanzi alla passione di Gesù, perché in questo tempo quaresimale dobbiamo essere felici di percorrere insieme a Gesù la strada verso il Calvario e dobbiamo percorrerlo con il sorriso sul volto, perché solo così possiamo sentire sgorgare dal cuore un sentimento di gioia irrefrenabile. Questo, fratelli, è quello che ci chiede il Signore oggi, in Quaresima, perché in questo tempo dobbiamo mostrare al mondo sì il nostro dolore per i dolori causati al Cristo, ma dobbiamo essere anche felici di ripercorrere con Lui il Calvario, che è il nostro Calvario. Sapete, fratelli e sorelle, Gesù ci chiede che in questo tempo non ci dobbiamo rattristare, anzi dobbiamo fare in modo che tutto sia fatto con gioia. Ad esempio, durante il tempo della Quaresima non dobbiamo digiunare dal cibo, cosa sacrosanta e giusta, ma più che dal cibo dobbiamo imparare a praticare il digiuno del consumismo, dei programmi televisivi spazzatura, della critica, dell'indifferenza, del fumo, dell'alcol e di tutto ciò che causa ancora più dolore a Cristo, oltre a quello che già ha sofferto. La Quaresima, fratelli e sorelle, è il momento in cui il Signore deve agire in noi per ammorbidire il nostro cuore di pietra affinché nella nostra vita ci sia più sensibilità, più tenerezza, più compassione e indignazione per tutto il male che vediamo nel mondo. Fratelli e sorelle, tutti noi dobbiamo imparare, soprattutto in questo tempo liturgico forte, a mettere da parte cose che il Signore non ci ha mai chiesto, ma con amore ci dobbiamo fare accompagnare dal Vangelo di Cristo, asse centrale per realizzare un progetto d'amore fraterno nel mondo, affinché possa regnare in questo mondo malvagio perdono e carità. Carissimi fratelli e sorelle, il digiuno che tanti offrono può andare bene se nel loro cuore regna la pace, l'amore, la gioia. Tutti i cristiani, fratelli e sorelle, in questo tempo devono ritrovare se stessi. Di certo un fratello lontano dalla fede non lo ritroverà a Cristo in un digiuno forzato, ma lo ritrova nel silenzio di questo deserto che questo tempo ci insegna. Quel deserto del cuore dove ci isoliamo da tanto rumore e lasciamo spazio solo ai nostri pensieri e alle parole del Maestro. Tutti noi, fratelli e sorelle, dobbiamo vivere appieno questo tempo che ci porta a ricordare l'amore che Dio uomo è venuto a dare al mondo peccatore. Quindi in noi deve restare vivo solo quel gesto di grande umiltà del Signore e della Santissima Vergine Madre Maria, affinché grazie al ricordo della passione possiamo vivere davvero questo tempo di grazia. Il tempo della Quaresima, fratelli, come ho già detto, non è un tempo per chiudere il nostro stomaco,
Al contrario, è un tempo per chiudere la porta del nostro cuore alla tristezza e alla delusione e aprire finalmente le porte al sole che sorge, Cristo Signore, che è bellezza, amore, solidarietà, fratellanza e umiltà. Carissimi fratelli e sorelle, impegniamoci in questo tempo di Quaresima ad usare le nostre mani al servizio di coloro che soffrono, soprattutto in questo grave momento di pandemia. Poi impariamo ad usare gioiosamente ciò che abbiamo per coloro che sono in difficoltà. Impariamo in questo tempo, carissimi fratelli, ad offrire a coloro che sono nel dolore e nella sofferenza il nostro gesto di speranza, d'amore e di perfetta carità. Facciamolo davvero, fratelli, affinché tutti possano vedere tramite i nostri gesti risorgere il Cristo seppellito nel loro cuore. Carissimi fratelli e sorelle, concludo questa mia riflessione dicendo ad ognuno di voi che questo è il modo migliore per vivere questo tempo e per ciò che riguarda il digiuno, offritelo con amore, non per far vedere a qualcuno che digiunate. Non agiamo con ipocrisia, fratelli e sorelle, ma con amore verso colui che ricordiamo e celebriamo, Cristo Signore. Bene, fratelli e sorelle, adesso ascoltiamo un canto, poi ritorniamo in studio. Lì, in una terra lontana, lì, dove nulla accade mai, lì, in mezzo a gente povera.
Siamo di nuovo in studio, fratelli e sorelle, per la parte finale di questo nostro appuntamento di oggi. Fratelli e sorelle, recitiamo insieme la preghiera per il tempo di Quaresima che trovate in descrizione. Mio Signore, ti amo sopra ogni cosa, ti ringrazio per questa meditazione giornaliera. Oggi mi sono commosso nel sapere che mi ami tanto, che mi proteggi dagli attacchi dell'inferno. Mi commuovi, Signore, quando ti vedo inchiodato sulla croce per me, deriso per me. È tutto per amor mio e del popolo di Dio. Aiutaci, Signore, a capire quanto ci ami, che quelle ferite sul tuo corpo sono per il riscatto dei miei peccati. Non voglio più farti soffrire con le mie mancanze, egoismo, invidia, gelosia, arroganza e con tutte le altre cose che ti fanno male. Desidero il paradiso, come disse San Filippo Neri, che solo tu mi puoi donare con tanto amore. Dammi, Signore, la forza di continuare a lottare contro le insidie del demonio. Con il tuo aiuto posso fare ciò che mi chiedi, ma solo se tu, Signore, sarai al mio fianco. Io ti amo e ti amerò per sempre, mio dolce Signore. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo per tutti i vostri cari defunti, per le anime del purgatorio e per i defunti delle famiglie Vigilante e Lariccia, in particolare per Ciro, Leonardo, Michele e Carolina. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amatissima, presente al Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre affettuosissima, presente al Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio. Il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro Figlio e il dolore di Maria, sua Madre dolcissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piagata di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre dilettissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del Purgatorio. Il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Se volete ricordare anche voi i vostri cari defunti, potete scrivere alla congregazione tramite WhatsApp al numero 02 56 56 78 24, oppure tramite email a discepolidimaria@gmail.com.
Saluto con affetto tutti i fratelli e sorelle che ci hanno seguito dagli ospedali e dalle case di riposo. Saluto tutti i fratelli e sorelle che ci hanno seguito dal cenacolo della sera. Saluto tutti i fratelli che mi hanno ascoltato da Medjugorje e Italia TV e tutti coloro che mi hanno ascoltato da Radio Missione Giovani. A voi tutti auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti con ogni benedizione dal cielo per sempre. Grazie per averci seguito anche oggi. Pace e bene, Ave Maria.